fare un video tag sul Natale, ma dato che tutti stanno facendo un video tag sul Natale, io e Alessia abbiamo deciso di fare un video tag sull'inverno. E questo video appunto in collaborazione con Alessia del canale Pink Fashion 1985, e vi lascio il link al suo canale qui e giù nell'info box, e mi raccomando andate appunto sul suo canale perché è una ragazza che io seguo da tantissimi mesi, mi piace molto, molto simpatica, spontanea, quindi mi farebbe piacere se passate dal suo canale. Inizio subito con le domande, altrimenti vado avanti a parlare per 10 anni. Smalto preferito invernale. Sarò banale, questo video infatti sarà la banalità in persona, ma io sono una persona banale, e il mio smalto preferito è questo smalto rosso di Kiko, il 238. E lo amo follemente, e mi piace abbinarlo a questo smalto glitterato di Essence. Questo qui era della collezione natalizia dell'anno scorso, quindi non lo trovate più, però in generale mi piace molto lo smalto rosso, e sulle punte, sulla parte finale dell'unghia, mettere i glitter sfumati verso il centro, che sembra una roba della Madonna, ma in realtà non ci vuole niente, proprio è una nail art facilissima. E quindi questo abbinamento, che tra l'altro avevo su anche nel video dei DIY natalizi, è il mio preferito. Se esito un po' è perché le leggo in inglese e devo dirvele in italiano, quindi. Prodotto per labbra preferito invernale, sempre. Qui ho fatto fatica a decidere, perché allora il mio prodotto preferito in generale sarebbe un balsamo labbra qualsiasi, un balsamo labbra che mi idrati bene. In questo periodo sto usando l'EOS alla menta, mi piace da morire, mamma mia, ha un profumo stupendo e mi idrata bene le labbra, troppo buono, a differenza di quello alle fragole che non mi idrata per niente, proprio anzi me le va a screpolare, questo qui le idrata molto bene. Quindi in generale per me il balsamo labbra non può mancare d'inverno, altrimenti mi si spaccano le labbra in mille pezzettini. Allora, la prossima domanda mi chiede il capo d'abbigliamento più indossato d'inverno. Volevo essere originale, volevo darvi qualche risposta tipo illuminante, non lo so, ma anche qui banalità al 100%. Il capo che indosso di più d'inverno sono i maglioni con le trecce, ho preso questo qui proprio d'esempio, ma in realtà ne ho di mille colori, perché l'outfit si fa un po' da solo, metto un maglione, un paio di jeans e io sono pronta così. E questo qui è di Terra Nova, l'avevo comprato l'anno scorso e mi piace perché anche se ha già un anno ed è di Terra Nova non si è rovinato più di tanto. Accessorio invernale più indossato, anche qui, che ve lo dico a fare, è il mio fantastico cappellino di Vogue. Questo qui lo metto tutte le volte che esco perché lo amo, è bellissimo, mi tiene tanto tanto caldo e non riesco ad uscire senza metterlo, anche perché è il mio unico cappellino decente senza i pomponi in testa giganti che mi sto rifiutando di mettere, e quindi mi salva la vita d'inverno quando mi gela la testa. Allora, andiamo avanti. Candela invernale preferita. Qui non ci ho neanche pensato e l'ho presa subito. La mia candela preferita in realtà anche d'estate, non solo d'inverno, è questa Yankee Candle che si chiama Snowflake Cookie. Io la amo e infatti ne ho fatto scorta l'anno scorso e sono stata felicissima di vedere che l'hanno riproposta quest'anno, e la usavo proprio, la centellinavo perché non volevo finisse, avevo preso le Tarte, avevo preso, sapete, quelle piccoline che costano 2,50, le avevo messe dentro questo qui, ne avevo veramente tantissime e quest'anno le ho usate tutto l'anno, e infatti adesso quando faranno gli sconti, i saldi, perché sapete alla fine dell'anno quando devono smaltire le edizioni limitate le scontano, anche lì andrò a fare scorta. Non so come descriverla perché è veramente buonissima, e poi è una di quelle candele che la accendete 5 minuti e profuma davvero tantissimo tutta la stanza. Dovete amare i profumi dolci ovviamente perché sa di biscotto, ma in maniera dolcissima, stradolce, però è meravigliosa. Bevanda invernale preferita, qui non so cosa rispondere perché la cioccolata calda a me non piace. In realtà quella che fanno in America e in Inghilterra mi piace perché è una cioccolata strana, è liquida, è più latte e cacao che cioccolata vera e propria. La cioccolata densa mi fa proprio schifissimo, non riesco assolutamente a berla. Quindi banalmente vi direi cappuccino, non lo so, io mi bevo il frappuccino tutto l'anno, io sono una di quelle che si beve il frappuccino tutto l'anno, quindi vado sul freddo anche d'inverno.
Film di Natale preferito? Anche questa domanda mi mette assolutamente in difficoltà, però prima, così pensandoci un attimo, mi è venuto in mente The Family Man, che non è un film completamente natalizio, nel senso con Babbo Natale, gli elfi, cioè non c'entra proprio niente, però di solito lo fanno a Natale e a me piace da morire. Canzone natalizia preferita? Qui senza dubbio la mia canzone preferita è Last Christmas. Cibo barra dolce natalizio preferito? Allora, qua la lista è bella lunga. Vediamo. Dolce natalizio preferito? Panettone, sicuro, oppure il pandoro con la crema al mascarpone, proprio per stare leggeri. Come cibo non dolce, allora, i miei parenti, comunque mio papà più che altro, a Natale ha sempre fatto l'avocado con la maionese e i gamberetti. Infatti da quando sono piccola che mangio l'avocado, però adesso lo mangio tutto l'anno, prima lo mangiavo solamente a Natale con i gamberetti e la maionese ed è una bomba, proprio buonissimo. Qual è la tua decorazione di Natale preferita per quest'anno? Non perché l'ho fatta io, però la mia decorazione preferita è il cestino con le candele, le pigne, i pin, come vi ho fatto appunto il DIY nel video, ma secondo me è stupendo, veramente mi piace tantissimo. E poi anche un'altra cosa, oh my god, ok, ecco, mi sono ammazzata per prenderla, però anche questo qui mi piace da morire. Avevo visto qualche foto sempre su Pinterest e facevano cose di questo tipo. In pratica ho messo questo nastrino dorato, non so come si chiami, che ho comprato da Ikea, che è piccolino, e poi ci ho messo dentro le candy cane ed è carino, insieme agli altri barattolini con dentro le palline. Secondo me ci sta bene. Allora, cosa c'è al primo posto della tua lista di regali quest'anno? Idealmente mi viene da ridere perché l'altro giorno la Giulia mi fa: ti sto andando a comprare il regalo di Natale, cosa vuoi che ti compri? Io le ho risposto che le volevo tanto bene, che avrei voluto la shopping bag di Prada e vabbè, ovviamente scherzavo, però idealmente quello sarebbe il primo regalo che vorrei. Però nella realtà mi piacerebbe ricevere le Nike Free 5.0, sì, queste sono frecciatine alle persone che conosco. Cosa farai nelle vacanze di Natale quest'anno? Allora, nelle vacanze niente, starò a casa. Però sapete che il 20 gennaio vado in Thailandia, quindi... E poi in realtà anche prima vado da un'altra parte, in un'altra città, e ve lo dirò fra qualche giorno, magari, vediamo. Perché io e Giulia forse faremo un incontro. Vi dico solo che è giù. Cioè, non giù, però un po' giù. E niente ragazze, io ho finito di rispondere alle domande. Ricordatevi di passare dal canale di Alessia e giù nell'info box vi lascio anche il link ai miei social, Facebook e Instagram, quindi... Se vi va di venire anche lì, io sono più che contenta. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Non ci riesco a finire video. Vi mando un bacio gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao!